Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla. Allora ragazzi, andiamo fuori dalla casa di Blue Light. Però prima mi sa che devo sistemare il render. Scusate un attimo, ecco, c'ho tre chunk perché mi stava laggando un attimo, quindi l'avevo abbassato. Ok, facciamo caricare bene. Ok, piano piano si sta caricando tutto. Ok, allora ragazzi, come vedete c'è di nuovo la testa della gallina. E allora, per chi non ha ancora capito cosa è successo, allora in pratica avevo messo la lava per provare a cucinare la carne dei polli in modo tale che ci sono i piccoletti, quando crescono li brucia la lava e mi droppano la carne cotta. Facendo questo, anche se non ho collegato la lava con un blocco di legno o con un pezzo di lana, è riuscito la lava a bruciare tutta la lana e anche il legno, e quindi tipo tutta la testa è andata bruciata. E io vedevo tutto il tempo che ho usato per fare questa testa, vedevo piano piano che bruciava lentamente. E poi i villager adesso funzionano alla perfezione, e poi vedete i fiori, i poppi sono arrivati fino a qua perché ho ucciso altri tre golem, e come vedete ce n'è un altro qua dentro. Guardate quanti villager sono. Allora adesso li conto, sono 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e ok, sono 16, 16 o 17, però dovrebbero essere 16. E per adesso non entro, vedo giusto questi qua vicino a me. 4, aspettate, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sono, quando in realtà con le porte che sono 48 dovrebbero essere 16, perché ogni villager ha 3 porte. Quindi vabbè, ce n'è uno in più. Vediamo velocemente questi villager. Questo e questo dovranno morire. Non entro per il golem, però vedete c'è uno, 2, 3, 4 librarian, e due li ho già visti e non hanno subito il trade della carta, quindi potrebbero essere quelli perfetti. Però vabbè, poi non so quando, però a breve ci sarà l'aggiornamento alla 1.8 e quindi andranno persi, non ci saranno più i villager perfetti, però ci sarà il villager con la carne di zombie, quindi sarà davvero epico. In questo episodio ragazzi andrò nel Nether a prendere il quarzo. Come vedete qui sono già pronto con l'arco con Infinity e una freccia, quindi con Seal Touch, e poi gli altri picconi ce l'ho. Ci prendiamo anche un po' di cobblestone, adesso torno giù. Ecco, guardate qui ho solo 3 stack e più questo di quarzo, e che è un po' poco. Voi vi chiederete: ma un po' poco per fare che cosa? E ve lo dico subito. Allora, intanto prendo la cobblestone che deve stare qui, eccola, e poggiamo questo di terra, tanto la terra non mi serve. E lasciamo un attimo la zappa, la lasciamo qui, va bene, non fa niente. Prendiamoci un po' di legno che dovrebbe stare qui, eccolo. E stavo dicendo, cosa ti serve il quarzo blue light? E adesso, allora in pratica voglio fare una struttura molto molto grande nella parte opposta dei villager, e dove questa struttura appunto sarà una bella struttura, una struttura molto grande, fatta appunto di quarzo. E quindi, dato che è molto grande, mi serve molto quarzo, dato che è molto grande, e quindi quello che ho non mi basta. Questa struttura del quarzo, col quarzo appunto, c'è annessa, collegata una farm, e questa farm è una farm di mob, una farm di mob, quindi di tutti i mob in generale, che però sarà in alto, quindi sopra, diciamo, a questa struttura più o meno.
E quindi una struttura di mob, quindi che cascano dall'alto e con il danno da caduta si fanno male, anzi non si fanno male, muoiono direttamente e mi droppano quello che appunto uno zombie mi dropperà, la carne, il creeper, la gunpowder, eccetera, eccetera. E quindi è un altro progetto blu lightoso, by blue light, molto grande dopo la farm, dopo la mega farm. E questa farm l'ho vista da uno youtuber straniero, credo americano, e mi è piaciuta quando l'ho vista, mi ha ispirato molto e quindi la voglio fare anche nel mio mondo. Certo, ci vorrà un po' perché è un progetto grande, però è diversa tipo dalle solite farm di mob. Cioè, di solito le farm di mob sono quelle che stanno in alto, una struttura in alto al buio, con l'acqua, e appena spawnano l'acqua li porta in un buco, cadono e muoiono. Mentre questa sarà con più dettagli, con più cose al suo interno, eccetera, eccetera. Quindi non vi perdete i prossimi episodi perché sarà davvero epico. Allora, io adesso non so dove andare per prendere il quarzo, perché questa zona più o meno l'ho già vista. Allora, qua, ecco. Ok, qua sotto posso andare, però. Ah, una cosa che mi sono scordato sono le pozioni di Fire Resistance. Fire Resistance. Quindi vabbè. Allora, il quarzo sta qui. No, rompiamo. Ecco. Rompiamo i blocchi di Netherrack con il picco normale, senza sprecare il Siltouch, anche se ha, dovrebbe avere un breaking pure lui, sì. Ok, quindi prendiamo questo quarzo, come ho già detto deve essere, devo prenderne tanto tanto tanto, e quando dico tanto intendo tanto, e adesso poi vabbè a casa naturalmente lo romperò con il piccone con fortuna, e quindi poi vabbè sono un po' avvantaggiato dato che ho il piccone con fortuna, mi dropperà molti più blocchi se io rompo, rispetto a se io rompo il blocco di quarzo normalmente senza fortuna. Allora, questi non credo riesca a prenderli, porca miseria. Allora andiamo dall'altra parte, vediamo un attimo dove posso prendere questo quarzo, anche di qua, sì, laggiù un po' difficile scendere qua, posso? Ok, sì, vabbè, passiamo di qua dietro la lava. Ok, allora vediamo un po', qua è tutta lava lavosa. Quindi prendiamo il quarzo. Ho optato per il quarzo comunque per fare questa struttura grande perché appunto il quarzo è un materiale che a me piace molto e per chi mi segue anche dalla vecchia stagione di Minecraft sa che io ci ho fatto la casa. La casa ce l'avevo in Caselite Quartzo. Il quarzo Caselite, e quindi era molto bella quella casa, mi piaceva molto, e poi comunque lo utilizzavo spesso, mentre in questa stagione non l'ho ancora utilizzato se non per fare i comparator oppure mi sa il Daylight si fa, sì, pure il Daylight dovrebbe con il quarzo se non erro, e quindi l'ho usato solo per fare strumenti così e non per fare una qualche struttura. Sapete tutti che il quarzo almeno a me piace molto e però è anche un materiale molto bello per fare strutture, infatti è usato molto perché con l'aggiornamento che avevano fatto tanto tempo fa ha cambiato un po' il modo di fare le strutture, appunto perché il quarzo ha un livello estetico molto alto. Allora, adesso qui è finito già. Io ho 18 pezzi e con 18 pezzi non ci posso fare niente se non qualche blocco in più. E quindi noi andiamo a vedere dalla parte verso il portale, andiamo a vedere cosa troviamo. Allora, qua sulle mura no, non vedo niente. Sta qua sopra, ma come ci arrivo là sopra? E noi vediamo subito. Ah no, qua c'è la mia scaletta. Ok. Allora, qua c'è pure la glowstone. Però vabbè, la glowstone ce n'ho tanta.
Sì, saliamo qua allora. Andiamo a prendere questo quarzo perché, come vedete, è molto. E quindi noi salendo piano piano lo prendiamo. Adesso c'è un po' di lag perché appunto nel Nether con il mio bel computer non andiamo molto lontani. E io ho scavato pure male. Cioè, ho scavato, ho messo i blocchi pure male. Quindi andiamo verso il quarzo. E qui ancora davanti. È una cosa. Adesso, cioè, di sicuro cadrà tutto quanto. Vabbè, almeno di sotto poi lo posso prendere. Nemmeno ci arrivo. Ma porca miseria. Ok, adesso sto. Oddio, un ghast. Alziamo le cuffie. Ok. Lo sento. Ragazzi, ho molta paura. C'ho gli stivaletti in diamante, non quelli con Feather Falling, però ce l'ho. Quindi sto un po' più tranquillo perché sono più protetto. Perché almeno 3 pezzi su 4 è fatto in diamante la mia armatura. Anche se poi qua ho il ferro. Perché questo c'è ancora in oro. E a parte i stivaletti l'altra roba è incantata, la roba in diamante. Ho lasciato sia i stivaletti che la chestplate in diamante a casa. Perché va bene anche così come sono protetto adesso. Dov'è? Dov'è? Sento i suoi versi bruttissimi, ma non lo vedo. Madonna mia. Che cacchio hanno fatto i gas? Rompono solo le palle e fanno morire solo la gente. È brutto, no? Che un gioco, uno deve stare tranquillo, deve prendere il suo caro quarzo tranquillamente. Ok. Proviamo ad andare di qua, mi sa che questa parte forse non ci sono mai andato, forse sì, però mi sa di no. Allora noi vediamo. Il quarzo non ne vedo se non qua. Ah, eccolo, anche laggiù, quindi non lo prendiamo. Ma ciao ragazzi, che questo episodio sarà appunto per prendere il quarzo, ma vi giuro che i prossimi episodi dove appunto andrò a costruire tutta la nuova struttura e poi la farm che c'è connessa, sarà davvero epico quello che uscirà fuori. Perché, ripeto, è una farm molto bella. Sia perché appunto è una farm di mob in generale, quindi tutti i tipi di mob, quindi la gunpowder, più facile prendere la gunpowder, primo. Perché appunto i creeper cadono, muoiono, boom, gunpowder e non devo andare in giro a trovarli, eccetera. Naturalmente ne spawnano di più e quindi ci sarà più gunpowder. Però soprattutto qui, ah, quindi potrò fare anche più TNT. Che l'altra volta per fare 10 blocchi ci ho messo un casino di tempo per fare tutta, per prendere tutta la gunpowder, quindi ho perso un sacco di tempo a prendere la gunpowder per poi 10 pezzi di TNT, e quindi è anche tanto 10 pezzi di TNT, però ci ho messo tanto. E poi nella grotta quella che ho di TNT, 10 pezzi di TNT li sprechi subito, cioè con due corridoi se non tre sprechi subito 10 TNT. Quindi stavo dicendo, sia per la gunpowder sia anche per la Rotten Flesh, quindi la carne marcia dei zombie, perché appunto nella 1.8 ci sarà il villager con la carne che farà gli scanni con la carne marcia dei zombie, e quindi me ne servirà tantissima, e quindi è una cosa molto molto buona. Allora adesso no, oddio, ho visto un pigman, però ho visto male. Allora, adesso qui c'è tanto tanto quarzo, perché questa zona non l'avevo mai vista, mi sa. Non c'ero mai arrivato. E se voi mi chiedete adesso io dove sono, io non lo so. E non so nemmeno tornare a casa. Però, no dai, forse sì. Ci si prova. No, forse ci riesco. Qua sotto che c'è? Dovrebbe esserci lava, non si carica perché appunto sto a 7 chunk, quindi pensate un po' come riesco a giocare nonostante i 7 chunk, perché è relativamente poco.
Quindi prendiamo anche la glowstone, dato che ce n'ho un po', però dato che ho steel touch è un modo molto più facile di prendere la glowstone, senza che prenda appunto la glowstone dust e poi vado a fare i blocchi. Voilà, il modo più veloce credo per prendere la glowstone, 28 pezzi, quindi buono. Allora adesso vediamo qua in giro, ecco qui ce n'è altro, quindi va bene. Qua i funghi, vabbè, i funghi non ci faccio niente se non le zuppette. Se volete le zuppette scrivetelo nei commenti. No, non è vero. Le zuppette però le potrei pure fare, perché almeno negli Hunger Games le uso abbastanza, quando gioco agli Hunger Games. E a proposito, gli Hunger Games, non so se, cioè non so quando riprenderò appunto Hunger Games, quindi video su in generale sugli Hungry Games, quindi Hunger Games, server PvP, eccetera eccetera, perché appunto adesso il sabato carico Mass Effect e vedo che vi sta piacendo molto, e quindi io finirò Mass Effect, farò tutto quanto il gioco, e poi forse più in là, quando appunto finirò Mass Effect, e ricomincerò a caricare video sugli Hunger Games, o in generale sugli Hunger Games, riprenderà la serie Hungry Games. E poi, altrimenti, se no, anche magari un giorno non riesco a registrare Minecraft, e comunque posso tranquillamente registrare una partita su qualche server, perché naturalmente è molto più facile registrare una partita PvP, Hunger Games o una qualsiasi modalità, che fare un intero episodio di Minecraft Vanilla dopo tutte le cose che ho già fatto, eccetera eccetera. Decidere anche cosa fare, vedere un po' le strutture che si hanno e quelle che si vorrebbero. E quindi vabbè. Ah, ok, qua ci è il portale. E questo che è un mini... Oddio, raga, voglio... Ehi, amico amico, dove sei? Ok, sparato da sotto, quindi stai qua sotto. Where are you? Gas. Mario, il pigman mi spinge? No. Allora, andiamo un attimo. Ok, andiamo qui dietro il portale. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Epico. No, dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo, ok, l'ho visto. Cioè, l'ho visto, non lo vedo perché c'ho il render basso. Io tiro frecce un attimo random. Ok, da sotto. Eccolo, sta là dietro. Vabbè, io scapperei un attimo, grazie. Sei stato molto divertente, però. No, non ti riesco a vedere. Render basso, tu mi uccidi. Io non voglio morire, perché poi non c'ho nemmeno le pozioni di fire resistance. Me ne sono scordate a casa, quindi se poi cado nella lava. Fottuto, fottuto il piccone con steel touch, fottuta l'armatura. Vabbè, con l'armatura poi. No, nessuna delle tre. Vabbè, stivaletti, nessuna delle due incantate ha fire protection. Fire protection ce la dovrebbe avere la mia chestplate. Sì, ce la dovrebbe avere, mentre gli stivaletti c'hanno feather falling e protection. Corri, 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 corri. Via, 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 via. Via, via, quanto è uno stack 61, vabbè. Prenderò altro quarzo off camera, ragazzi, perché appunto me ne serve davvero tanto. Io per adesso torno a casa, perché il gasto so che mi sta inseguendo. Vorrei fare anche qualcosa qui nei corridoi, non li so, non lo so ancora, perché vederli così in Netherrack mi è un po' brutto, quindi boh, non so se farò anche qualcosa di carino. Allora, io torno a casa, però poi continuerò a prendere il quarzo off camera per appunto il progetto di questa nuova struttura. Quindi, ok, siamo arrivati a casa. C'è ok, qua ci sta sempre l'accendino, controllo sempre, perché se poi mi scoppia il portale sono cazzi miei. Quindi torniamo a casa. Dai, 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 ce la possiamo fare insieme. Ok, voilà. Ok,
adesso 15 no, questo lo devo rompere, quindi lo romperò off camera e vi dirò quanto quarzo ho fatto. E quindi adesso scendiamo, sta scendendo pure la notte, però mentre scende la notte io vi dico che per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, se avete ancora fatto di iscrivervi al canale, la pagina Facebook è in descrizione e anche il sito web, quindi ciao a tutti da Blue Light.